Amici di Daily Basket, siamo con Coach Casalini, a cui chiediamo di renderci conto di quello che, vuol dire, si dice expected the unexpected. È successo qualcosa di veramente inaspettato o forse, come dire, erano state sottostimate le chance dell'Olympiakos? L'uno e l'altro, perché indubbiamente nel corso della stagione il CSKA aveva dimostrato di avere una forza d'urto molto maggiore. Però, come si sa, quello che fai in 8 mesi in una partita secca ha ben poca rilevanza, e quindi in quella partita lì, cioè oggi, cioè contro questa squadra, la differenza di atteggiamento, la differenza di intensità, la differenza di coraggio in un certo senso è stata talmente evidente che non c'è stata storia. Onestamente, al primo vantaggio dell'Olympiakos il CSKA si è un po' sciolto, il che naturalmente non era assolutamente pronosticabile. Ecco, quindi una sfida che non si erano mai incontrati, Barzokas e Messina, una sfida che è stata vinta dove? Cioè, qual è stata la chiave e qual è stato anche l'MVP Olympiakos? Beh, senza ombra di dubbio, Heinz ha proprio cambiato la partita completamente col suo ingresso, ha preso tutti i palloni vaganti, tutti i rimbalzi, ha fatto anche qualche canestro, tant'è vero che mi sembra che sia anche uno dei due top scorer della squadra greca, ma proprio se pensiamo che la squadra di Barzokas ha vinto praticamente senza le tre stelle, perché né Spanoulis, né Printezis e né Papanicolaou hanno inciso più di tanto, questo vuol dire che lo spirito che è figlio di quella grande vittoria dell'anno scorso, che ha dato una sicurezza a tutti, vedi anche Essie Lowe, vedi Antic, sono tutti giocatori che mettono sul campo una tale sicurezza di sé, una tale iattanza, vorrei dire, nel senso più positivo del termine, che spazzano via gli avversari. Bravissimi, veramente una delle squadre più memorabili, credo, del basket. Ecco, diciamo anche che onore va riconosciuto comunque il PA, che aveva fatto 10 Final Four negli ultimi 11 anni, una squadra che manca da tempo nell'albo d'oro della competizione è però il Real Madrid. Quanto può pesare questo nella seconda semifinale, quella che ci attende tra poco? Ma il fatto che la storia passata incida oggi credo poco, perché i giocatori di adesso giocano in questo momento senza pensare al passato. Certo, il fatto che gli stessi giocatori possano avere più o meno esperienza di una competizione del genere, e il Barcellona ne ha di più, può avere la sua importanza. Naturalmente, a quanto mi consta, dovrebbe giocare senza Javai, e già senza Michael e senza Javai il Barcellona deve fare una gran partita per battere il Real. Staremo a vedere, perché dopo l'anno scorso fra Olympiakos e CSKA e dopo quest'anno fra le stesse due squadre, fare pronostici sembra davvero ridicolo. Va bene, grazie coach. Grazie.